Ha tentato di spegnere le fiamme con mani e piedi, urlando a squarciagola per il dolore. Una scena da incubo, quella riportata dai vicini di casa del 59enne di Servola, che ha visto andare a fuoco la stufa a bioetanolo nel soggiorno di casa. Più che di fiamme, come spiegato dai pompieri, si può parlare di una nuvola di fuoco alimentata dal combustibile e probabilmente pure dalla vicina tanichetta di ricarica. Fortunatamente non sono state aperte le finestre dell'appartamento, altrimenti in una giornata di bora come quella di ieri l'incendio sarebbe diventato incontrollabile. Il rogo, per quanto importante, si è spento autonomamente quando il combustibile si è esaurito. Purtroppo, però, nel frattempo, il padrone di casa aveva già riportato serie ustioni alle mani, ai piedi e alla faccia. Il 59enne è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara in prognosi riservata ed è in corso di valutazione il suo trasferimento al centro Grandi Ustionati di Padova. La moglie, invece, è rimasta intossicata a causa del fumo inalato ed è svenuta una volta uscita in strada. Trasferita all'ospedale, ha passato la notte in osservazione, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'appartamento della coppia risulta inagibile, mentre le altre tre abitazioni dello stabile di via Banelli 12 sono in salvo. Dopo qualche ora in strada, gli altri condomini hanno fatto rientro a casa. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, coadiuvata dagli esperti dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, a cui spetta il compito di confermare nei dettagli la dinamica dell'incidente.